A questo punto la marcia di Villa e compagni diventa assolutamente travolgente, con 5 successi in 8 partite utili consecutive. A 0 all'Andria con Caruezzo, De Patre e Dario Silva mattatori. C'era Muzzi perché nel momento in cui uno fa una scelta in base a quello che vede durante la settimana fa una scelta, però doveva esserci il dubbio perché non c'era il nostro padre, c'era il problema. Stiamo cercando di formare un gruppo che giochi per il Cagliari, tutto qua. E Muzzi come l'ha presa? Muzzi, direi che la risposta di Muzzi è stata in quegli ultimi 10 minuti che ha giocato. ...2-0 alla Regina con De Patre e Berretta mattatori. A Lucca, questa volta sono decisivi O'Neill e Muzzi che, dopo il gol, ruggisce verso la panchina di Ventura ricordandogli che non gradisce partire dalla panchina per lasciare il posto tra i titolari a Caruezzo. Nel momento in cui tutti i giorni, volente o nolente, c'è una polemica, è evidente che, e questo avviene soprattutto qui, credimi, è evidente che questo allunga terribilmente i tempi di crescita, diminuisce sicuramente un pizzico di serenità che sono componenti importanti per portare avanti un discorso. 1-0 con il Padova, decide 90 minuti la conclusione gol di Dario Silva. Un secco 3-0 a spese dell'Ancona, firmato da Muzzi, Caruezzo e Grassadonia, che festeggia la sua prima volta in gol in 12 anni di carriera. Quella domenica sbarcherà all'aeroporto di Elmas Giovanni Trapattoni con la comitiva del Bayern Monaco che ha scelto il Fort Village quale sede del ritiro invernale. Ad accoglierlo c'è il team manager del Cagliari Enzo Fortunato a conferma del buon rapporto conservato con il presidente Cellino dopo la clamorosa separazione consensuale di 12 mesi prima. Ma ritorniamo all'analisi del campionato del Cagliari per evidenziare che ai 5 successi vanno sommati i preziosi pareggi con Perugia, Reggiana, Venezia. Incredibile la rimonta in Laguna dopo il doppio vantaggio dell'11 di Novellino, protagonisti Muzzi e Dario Silva. Adesso Villa e compagni sono secondi in classifica alle spalle della Salernitana di Delio Rossi. Sul campo del Chievo matura la terza sconfitta stagionale. Ma non è un problema perché con una prodezza Dario Silva decide la trasferta di Treviso nel tripudio dei tanti sardi che assistono alla partita. È l'inizio di un'altra magica serie positiva.
2-0 con il Pescara, con la coppia del gol Muzzi-Silva. Zero sul campo del Castel di Sangro, protagonisti con Dario Silva. De Patre in Longstrup. Con il Verona, ancora Muzzi e De Patre. Con il Ravenna, con una doppietta di Topolino-Vasari. Tornante imprendibile per qualsiasi avversario che la prossima stagione saprà farsi valere anche in Serie A. La gara con i romagnoli è preceduta da 3 pareggi consecutivi con Foggia. Genoa